Crisi del sistema sanitario pugliese e Brindisino in particolare. Ad intervenire il consigliere Fabiano Amati, che parla dell'ospedale d'Ostuni dopo la discussione in consiglio comunale nella città bianca, non risparmiando critiche al dibattito avvenuto in Assise, criticando la mancanza di contenuti di prospettive e analizzando la crisi degli ospedali di Brindisi, Francavilla e Ostuni stesso. Tante parole e nessuna idea, questo è il senso del Consiglio Comunale di ieri, Consiglio Comunale di Ostuni, sull'ospedale di Ostuni, e non ci si rende conto che in questo modo il destino è segnato, perché se non si hanno idee, per esempio, secondo me l'unica idea è l'azienda zero, cioè un modo per poter piazzare il personale dove serve, senza nessuna limitazione, quindi fuori da questa ipotesi non c'è soluzione, perché non si capisce che la crisi ospedaliera in provincia di Brindisi in particolare è data dal fatto che non si riescono a fare i turni, le reperibilità, non c'è nessun altro argomento se non questo. Per cui non potendo fare i turni e le reperibilità, è chiaro che siccome la priorità è difendere il Perrino e poi via via l'ospedale di Francavilla e poi l'ospedale di base di Ostuni, è naturale che di fronte alla carenza di personale, tutto il personale viene accentrato a Brindisi, al Perrino, che è un DEA di secondo livello, cioè un ospedale importantissimo. E devo dire che l'ho vissuta questa storia anche 12 anni fa, quando molta parte della classe dirigente di Ostuni ostacolò il progetto di nuovo ospedale Monopoli, del nuovo ospedale di Fasano Speziale.